Sei alle prese con la fotografia still life e stai cercando un modo per velocizzare il tuo flusso di lavoro? Oggi sono qui per offrirti una soluzione che per me sarebbe stata impensabile fino a qualche settimana fa. Ciao a tutti amici, bentornati o benvenuti sul mio canale. Io sono Cesare e oggi vi parlo di fotografia still life, in particolare di quel genere di fotografia still life in cui tutti quanti bene o male ci siamo imbattuti, ovvero quel tipo di fotografie dove devi eliminare lo sfondo, dove devi avere gli oggetti svolazzanti perché poi ti servono per collocare in un post di Instagram o su una brochure o su un sito web. Insomma, per un motivo o per l'altro ti serve il prodotto svolazzante senza lo sfondo. E come si fa a ottenere questo oggetto svolazzante? Ci sono un sacco di modi. Esistono delle tutto sommato semplici tecniche di ripresa per cui si posizionano le luci in un certo modo e si riesce quindi ad avere il nostro soggetto completamente isolato dal resto dello sfondo e quindi si riesce poi in post-produzione a eliminare lo sfondo e avere quindi il nostro soggetto scontornato in maniera tale da poterlo poi posizionare in un contesto a nostro piacimento. Tutto questo richiede delle conoscenze tecniche e teoriche sia di fotografia sia di post-produzione. Ma oggi io vi porto una soluzione per cui non è necessario niente di tutto questo e lo faccio un po' contro il mio interesse, perché una volta che tutti avranno imparato a utilizzare questo metodo nessuno avrà più interesse ad ingaggiare un fotografo professionista per fargli delle foto prodotto, salvo rari casi che sono appunto quelli che ancora mi chiamano per fare questo tipo di lavori, per cui non ho paura di rimanere senza lavoro perché c'è un pubblico che avrà sempre bisogno della qualità superiore che si riesce a ricavare con uno shooting professionale. Io oggi vi faccio vedere una soluzione che potremmo definire un po' alla buona, che tutto sommato vi dà dei risultati che sono il primo ad ammettere mi hanno lasciato veramente senza parole. Prima di cominciare vi ricordo che questo è un canale dove parlo prevalentemente di fotografia, videomaking e design, per cui se argomenti di questo tipo centrano il vostro interesse io vi consiglio di iscrivervi a questo canale in attesa di nuovi contenuti, non ve ne pentirete. E andiamo a incominciare. Oggi vi presento il device rivoluzionario con cui porteremo avanti il nostro shooting. Un cellulare. Un normalissimo telefono cellulare, ne abbiamo tutti uno in tasca. Ora noi andiamo ad aprirlo e andiamo ad aprire quest'app che io ho scaricato oggi. L'app si chiama PhotoRoom. Noi andiamo a lanciare quest'app e vi faccio vedere in tempo reale che cosa è in grado di fare. Allora, come potete vedere abbiamo un'interfaccia dove possiamo scegliere di crearci delle immagini profilo, possiamo decidere di realizzare dei post per un negozio minimalista piuttosto che per dei mercati. Abbiamo tutti i format eBay, Etsy, Poshmark, abbiamo ovviamente i formati social, quindi Instagram prima di tutti, abbiamo poi dei custom. Noi quello che andremo a fare è semplicemente selezionare una delle prime voci, ovvero bianco, nero o trasparente. Adesso andiamo a selezionare bianco, andiamo a selezionare fotocamera. Ora vedete che sto inquadrando fondamentalmente la fotocamera che sto utilizzando per fare la ripresa, quindi vado a mettere a fuoco e vado a scattare la mia fotografia. Come vedete, l'app analizza il mio contenuto e elimina il mio sfondo. A questo punto io mi ritrovo con la mia fotocamera isolata su un fondale bianco. Lasciate che vi dica che un risultato del genere fino a qualche tempo fa era assolutamente impensabile. Adesso andiamo a ripetere l'operazione chiedendo questa volta all'app di scattare una fotografia con lo sfondo trasparente. Esattamente come prima andiamo a inquadrare il nostro soggetto, andiamo a scattare, vedete che il nostro soggetto viene esaminato ed ecco che viene nuovamente rimosso lo sfondo. E ora, su uno sfondo di questo tipo, quindi trasparente, possiamo apprezzare la qualità del ritaglio che è stato fatto. Ragazzi, come potete vedere, il ritaglio è pressoché perfetto. Non so se riuscite a cogliere, mi dispiace che l'immagine sia un po' piccola perché siamo comunque da smartphone. Vi assicuro che il ritaglio è assolutamente preciso, impeccabile, perfetto. È una cosa che mi lascia veramente senza parole. E tenete anche conto che avete visto le condizioni in cui sto realizzando questo scatto. Cioè, questo è un set dove io sono il soggetto, io sono illuminato, non la videocamera. Quindi la videocamera è in ombra, è contro uno sfondo nero perché dietro c'è il monitor di un Mac spento. Quindi è nero su nero e questo è il risultato, questo, nero su nero, questo è il risultato che ne viene fuori. Va da sé che io potrei utilizzare quest'app anche per fare altre cose. Per esempio, potrei andare a scattare una fotografia di un paio di occhiali da sole e nel momento in cui lo faccio vedete che l'app va ad analizzare la mia foto e mi ricava i miei occhiali da sole perfettamente scontornati su fondo bianco. Ragazzi, io continuo a essere senza parole. Cioè, guardate qua, guardate la qualità di questo tracciato. Ok, non è pienamente professionale perché questo non è un tracciato di ritaglio professionale vettoriale, tutto quello che
vogliamo, è comunque una foto fatta con un telefono. Il punto debole di quest'app è che la fotografia è fatta col telefono, quindi avrà le pecche di essere stata scattata con un telefono, avrà una qualità, una nitidezza non ottimale, avrà magari dei pixel che saltano fuori, un po' di grana, però la qualità del ritaglio è veramente spaziale. Cioè, guardate che roba, guardate la precisione dei contorni, il software ha capito esattamente qual era. Questo era facile, occhiali scuri su un fondo bianco, però capite quanto è rivoluzionaria questa cosa. Cioè, io a questo punto veramente posso scattare delle foto prodotto con un telefono e avere un ritaglio di una qualità tale che poi posso metterla su un e-commerce. No, ma guardate, non mi fermo qui, eh. Io adesso prendo questo. Questo qui è un accordatore che io ho da, credo, 100 milioni di anni. Le batterie sono le stesse che c'erano dentro quando l'ho comprato. Sono delle batterie che durano tipo da 10 anni. Adesso io terrò in mano questo piccolo affare e andrò a scattargli una foto mentre lo tengo in mano. Ok, ho scattato la mia fotografia e come potete vedere l'app riconosce sia la mia mano sia il device che sto tenendo in mano, e questa adesso è scontornata e io posso andare a farci quello che voglio. Guardate di nuovo, guardate la precisione del tracciato, guardate come l'ha ritagliata. Cioè, è una cosa veramente che sì, avremmo potuto farcela a mano con Photoshop, ci avremmo messo di più, sarebbe venuta meglio, sì, ma ci avremmo messo... Allora, io a scontornare questa mano con questo coso in mano ci metto 5 minuti. Avete visto quanto ci ho messo? Ci ho messo un secondo a fare esattamente la stessa cosa. È veramente pazzesca questa cosa. Ora, una doverosa precisazione: nel momento in cui andiamo a esportare da quest'app, possiamo fare tutto, ma proprio tutto, solamente se prendiamo la versione a pagamento. Se io adesso gli vado a dire fatto e gli vado a dire esporta, vedete che io posso salvare l'immagine, ma con la filigrana. Quindi c'è scritto Photo Room in basso a destra. E quindi quando io la vado ad aprire, vedete, ho la mia immagine perfetta, bellissima, scontornata, però con scritto Photo Room. Vero anche che io adesso posso aprire questa foto in Photoshop e cancellare Photo Room ed è una foto perfetta, precisa, senza sfondo. Quindi le applicazioni professionali per quest'app ci sono veramente tutte. Non solo, ma vi dirò di più, con quest'app è anche possibile, e adesso torno indietro e vediamo se ci riesco, con quest'app è anche possibile partire da una foto che abbiamo già nel rullino, per cui io potrei dirgli inizia da una foto e potrei pescare una foto che ho già nel rullino. Vediamo cosa succede, per esempio, se io prendo questa foto che ho già nel rullino e vedete che mi ha scontornato, e io a questo punto posso scegliere che sfondo voglio. E di nuovo, vabbè, questa di nuovo era un po' facile, però la precisione del contorno è veramente sorprendente, cioè le azzecca tutte, non perde un colpo. Quest'app io l'ho scaricata gratuitamente perché è disponibile per il free download, poi c'è la versione a pagamento e si possono acquistare delle cose durante, però queste sono le cose che ti permette di fare semplicemente con la versione gratuita. Io vi posso dire, sono un fotografo professionista da tanti anni, ho sempre fatto le foto still life con un certo criterio, facendole bene artigianalmente come si faceva una volta. Vi dirò anche che le nuove funzionalità del nuovo sistema operativo iOS per iPhone, che permette, qualcuno di voi lo saprà perché ce l'avrà già, permette di selezionare le cose nelle nostre foto e scontornarle. Sì, mi è sembrata carina, però non mi ha lasciato con la bocca aperta. Photo Room mi ha lasciato con la bocca aperta. Qui stiamo veramente parlando di un'app che mi permette di avere dei tracciati professionali, di scontornare le cose in una certa maniera, fatte bene. E questo, innanzitutto, è uno strumento potentissimo, perché nelle mani giuste, se io ho un e-commerce o un'attività o una qualsiasi altra cosa, io in un attimo posso, io vendo piccoli accordatori come questo, in un attimo posso farmi tutte le foto per il mio e-commerce semplicemente tenendolo in mano, vengono benissimo, è una cosa pazzesca. E non solo, dal momento che io posso importare delle foto fatte in maniera tradizionale, io posso realizzare il mio shooting alla vecchia maniera, quindi posso scattare le mie foto con la macchina fotografica e poi posso mandarmele al telefono e scontornarle dal telefono. Quindi questo mi dà tutta una nuova gamma di opzioni che posso sfruttare a mio vantaggio per metterci di meno, per essere più rapido a consegnare il lavoro, per fare magari anche cose a cui prima non avevo pensato, perché posso anche comporre dei post, avere delle composizioni già fatte sul telefono, quindi posso mescolare più foto e crearmi una pattern, crearmi delle cose per i social che prima avrei fatto fatica a fare. Insomma, questa diciamo che è l'app del mese per me. Potremmo instaurare una piccola rubrica, l'app del mese, e questa sicuramente sarà
l'app del mese per diverso tempo perché è veramente, veramente pazzesca. Sono molto, molto colpito da quest'app. Sicuramente la testerò perché non mi accontento del... cioè l'ho scaricata oggi, non mi accontento del primo assaggio. Voglio capire quali sono le potenzialità, fin dove si può spingere. Lasciatemi a questo punto un commento per dirmi se vi interessa vedere come si comporta quest'app magari su uno shooting professionale, quindi andremo a testare come si comporta l'app se carichiamo delle foto fatte in maniera tradizionale e andremo a testare come si comporta l'app se scattiamo su un set professionale, quindi fatemi sapere in un commento se questa cosa vi interessa, io la proverò questa cosa, però provarla per me è un conto, se devo anche realizzare il contenuto faccio più fatica, quindi lo faccio solamente se riscontra interesse, per cui vi aspetto nei commenti. E detto questo, fatemi anche sapere di che cosa vi occupate, siete curiosi di scoprire nuove applicazioni per smartphone, oppure siete fotografi, oppure siete veramente attratti dal fatto di poter fare dei lavori per i vostri clienti mettendoci di meno, utilizzando app come questa o magari anche altre che io non conosco, segnalatemele se ce ne sono delle altre, sono sempre curioso di scoprirle queste diavolerie, soprattutto se hanno anche una versione gratis che funziona senza pagare. Andrò probabilmente anche a sperimentare con la versione a pagamento, quantomeno per vedere se ci sono delle differenze e se mi agevola tanto o poco nel mio flusso di lavoro. Ma a questo punto credo di aver parlato anche troppo e vi do appuntamento al prossimo video.